L'alluminio forse era infetto. Non mi importa. Nuovo caso. 35enne donna, affetta da sinestesia. Cambiamo regole. Ogni analisi deve essere letta e subito distrutta. Le radiografie liquefatte. Niente appunti e non lasciate tracce. Per quanto vi riguarda, il paziente è Osama Bin Laden. E chi non è in questa stanza è della Delta Force. Ci sono domande? Noi proteggiamo Osama Bin Laden. Era una metafora, ti ci devi abituare. Allora, altre domande? Non ci dice nemmeno come si chiama. Credi che il nome c'entri qualcosa col suo malessere? Ecco a voi Osama! Visto che avete tutti un numero, iniziamo pure in ordine alfabetico. 5, 15 e 8. È la prima volta che soffre di sinestesia? Sì. Ha già avuto sintomi simili o problemi psichiatrici? No, mai avuti. Assume qualche farmaco particolare o fa uso di droghe? No. Ci fidiamo delle risposte? E vi avrei tolto il caso Ebsen solo per una tossicomane? E delle sue ci fidiamo? Dovete pur fidarvi di qualcuno. No. Per caso ultimamente è stata in contatto con un malato, un familiare, un collega? No, non che io sappia, no. Meno due, Kitty Carlyle. Passa molto tempo a 6.000 metri di quota. Perché l'hai domandato? Chi vola rimane immobile a lungo. Un embolo venoso può aver raggiunto il cervello attraverso il forame ovale pervio. È un'idea insolita. Lei non ci avrebbe tolto il caso Buddy se fosse normale. La paziente vola con molta frequenza. 13, 32, 39. Fatele un elettroencefalogramma, una risonanza e un angiogramma. Quanti di voi pensano che Oswald abbia agito da solo? Se per da solo intende che non sapeva che la CIA avrebbe... Ah, per favore. Dividetevi in due gruppi. Fatele un esame del sangue e delle feci. A chi di voi piace il battitore designato? Che errore. Per stavolta vi risparmio. Altri due gruppi, puntura lombare e esame del liquor. Chi è che non sa cos'è un battitore designato? Ecco l'indirizzo della paziente. Irrompetele in casa e scoprite cosa nasconde. Non è più semplice chiedere la chiave alla paziente? Se bastasse chiedergliela, dovremmo ridefinire il verbo nascondere. Vuoi vivere in questo paese? Beh, impara la lingua. E noi cosa dobbiamo fare?